vi espongo un attimino il programma. Già abbiamo avuto durante la settimana delle iniziative, poi sabato 27 ci sarà l'esibizione della banda di Tiriolo, un matinè musicale in piazza Vittorio Veneto, poi la sera il concerto in piazza Plebiscito. E domenica poi concluderemo con, alle ore 22, con l'esibizione della cantante Giusy Ferreri, e a conclusione dei festeggiamenti in piazza Stazione ci sarà i fuochi pirotecnici della ditta Argirò, che il comitato Festa San Rocco quest'anno ha deciso di proporre delle barche di San Rocco e da esporre lungo le vie di Gioiosa. Quindi abbiamo proposto 40 piccole barche di San Rocco che sono già state appese lungo via Settembrini, via Cairoli, per scendere qua a piazza Plebiscito. Altri 40 barche più grandi saranno appese lungo il tragitto di via Cavour fino alla chiesa di San Rocco. Le barche sono state realizzate dal fabbro Michelotti, che li ha fatti con grande amore e con grande cura. Quindi è un telaio di ferro che poi è stato rivestito, portato a Soriano Calabro dalla ditta Pasquale Varì, che li ha rivestiti con le tradizionali canne. Dopodiché c'è stato un ulteriore passaggio per fare le luminarie, quindi sono state abbellite con delle luci dalla ditta Papandrea. Abbiamo in esposizione il veliero San Luigi. Questo veliero è stato costruito da Buzzella Nicola in segno di devozione a San Rocco. È fatto tutto in legno, ci sono le vele, è una cosa bellissima. Il signor Puzzella l'ha costruito a scopo votivo, come ho detto, su richiesta della consorte, da qui Rosanna, in un momento particolarmente sofferto della loro vita. Il signor Puzzella ha inteso donare questo veliero al comitato Festa San Rocco, che a sua volta si propone di esporlo a Palazzo Medure. Abbiamo già fatto richiesta e avuto il consenso del nostro sindaco, che ha valutato proprio questo veliero un'opera d'arte. L'anno scorso, per l'occasione della festa di San Rocco, abbiamo fatto una barca anche 2 anni fa, e l'anno scorso l'abbiamo ripetuta facendo le vele all'uncinetto, perché è il nostro, quello che sappiamo fare di più. Abbiamo pensato di abbellire per la festa di San Rocco il monumento, facendo dei fiori colorati fatti con la lana a tipo pompon. E abbiamo fatto delle cose riferendosi pure coi colori della pace. Perché la barca di San Rocco? Perché San Rocco è arrivato, come la storia racconta, è arrivato per mezzo di un veliero a Gioiosa Marina, il San Luigi. Quindi per la festa di San Rocco tutta Gioiosa, tutto il nostro bel paese si orna di queste barche che rappresentano la venuta di San Rocco a Gioiosa, sono il simbolo. Per noi San Rocco è tutta Gioiosa, è il nostro santo protettore, il nostro santo miracoloso, colui che ci ispira ogni anno a fare cose sempre più grandi. Tanto è l'amore che portiamo verso questo santo, che sembra ascoltarci, sembra sentirci, sembra guardarci, e quindi noi vogliamo sempre più onorarlo facendo cose belle. Siamo troppo toccati da San Rocco, abbiamo questo trasporto, questo amore che è incondizionato, e quindi per San Rocco facciamo tutto. Ecco, basta soltanto sentire Rocco, 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 viva Santo Rocco, e si è trascinati, si è portati verso il bello, verso il sacro. Anche durante il Covid il nostro paese è stato segnato dai tamburi. In tutto il paese, la sera in modo particolare verso le 9, si sentiva il suono dei tamburi, proprio per chiedere a San Rocco di intercedere per sconfiggere questo Covid che ancora purtroppo c'è. E nonostante ciò si rimettevano sulle finestre delle parti di tutto Gioiosa, e ricchi anche delle effigi del santo, per chiedere ancora una volta la protezione, perché appunto San Rocco è ricordato perché ha
salvato gioiosa dalla peste diversi anni fa.